E c'è chi, come Ludmilla Radchenko, fa incontrare moda e arte. L'idea del mio brand Siberian Soulful Art nasce proprio da riportare l'opera su diversi tipi di tessuto, dove l'arte prende la forma del fashion. Sciarpe, borse, leggings come tele da dipingere, opere da indossare per non passare mai inosservate. Per ognuno esiste un suo pezzo d'arte da indossare. È l'arte prêt-à-porter, la moda che nasce dall'ispirazione artistica, l'ultimo progetto di Ludmilla Radchenko, showgirl, modella e oggi anche artista, che a Milano ha presentato le sue collezioni From Siberia with Love e Pop and Roses. Hanno chiesto di creare una campagna pubblicitaria per un'azienda che trasporta le rose in tutto il mondo. E non ho mai dipinto le rose, l'idea mi è piaciuta e così è nata Pop and Roses. Colori accesi in stile pop art, fiori ghiacciati che sembrano prendere vita dal tessuto. Sono le creazioni di Ludmilla, moglie in carriera e quasi mamma bis, come ha annunciato il marito, la iena Matteo Viviani, durante l'evento. Ho studiato sempre alle scuole d'arte, poi mi sono laureata in fashion design. Una passione è quella di Ludmilla per l'arte che arriva da lontano, dalla Siberia con furore, anzi con amore, per inseguire un sogno e riuscire a realizzarlo. Mi sono convinta di tuffarmi in questo mondo e alla fine